I frutti della semplificazione introdotta nei mesi scorsi iniziano a manifestarsi. Nei primi 4 mesi di quest'anno, 2.600 sono stati i cantieri autorizzati in tutto il cratere. Di questi, circa 270 riguardano il territorio della regione Abruzzo. Dunque, la ricostruzione è decollata. Che cos'è che faceva ancora fatica a partire? I centri storici maggiormente distrutti, le opere pubbliche. Questa è la ragione per la quale abbiamo iniziato da oggi la stagione delle ordinanze in deroga speciali. Per l'Abruzzo abbiamo emanato l'ordinanza Teramo, scuole e municipio, l'ordinanza Ater di Teramo, l'edilizia residenziale pubblica, che nei prossimi giorni saranno presentati dal sindaco di Teramo e dal presidente della regione Abruzzo. Con le ordinanze in deroga introduciamo uno strumento nuovo a disposizione della ricostruzione, in particolare per la ricostruzione pubblica, cioè muniamo i soggetti attuatori, prevalentemente i comuni, ma non solo i comuni, di strumenti aggiuntivi. Deroga al codice dei contratti pubblici, semplificazione dell'iter di approvazione dei progetti, strutture di supporto capaci di superare le antiche difficoltà attuative che riguardano le istituzioni locali in particolare. Dunque, rappresenta una leva in più per accelerare il percorso di ricostruzione che in questi mesi è decollato.